It's time. Avete mai sentito parlare del Leviatano? Una creatura mostruosa ed orribile, citata in diversi contesti biblici e culturali. Beh, questo è il soprannome di un uomo di 65 anni, alto 1,93 m, che pesa 150 kg, che è stato uno dei leggendari pesi massimi del braccio di ferro, uno dei titani più possenti che lo sport abbia mai visto, un veterano che con la sua possente massa intimidava i suoi avversari ancor prima di fronteggiarli al tavolo. Oggi andrò a parlarvi del mitico Richard Lopkis, della sua incredibile vita e carriera sportiva. Richard nasce nell'ottobre del 56 in Minnesota, in un piccolo paesino di 200 anime. I suoi genitori erano tedeschi, immigrati in America. Richard crescerà e vivrà in una fattoria e acquisirà dai suoi genitori valori quali il duro lavoro, l'umiltà e l'amore verso la natura. Crescendo era noto per il fatto che batteva tutti i suoi coetanei a braccio di ferro. Un giorno, mentre stava facendo rifornimento in una stazione di benzina, ha visto casualmente un poster di un torneo di braccio di ferro. Così decise di parteciparvi, vincendolo. Richard, lì, decise di provare a scalare i vertici di questo sport. Così partecipò nel più grande torneo di braccio di ferro che lo sport abbia mai visto, Over the Top, dove si aggiudicò il terzo posto, dopo John Berzunk ed Ed Arnolds. C'è da dire che Richard era il contrario di John Berzunk. Non si era mai allenato in modo specifico per il braccio di ferro. Difatti, lui amava l'atletica pesante e si cimentava per la maggiore con i pesi in palestra. Pensava che diventando più forte e grosso sarebbe diventato un miglior arm wrestler, cosa che sappiamo non vera, dato che la pratica al tavolo è fondamentale. Nel 1988 vincerà il suo primo mondiale nei pesi massimi. Al picco della sua carriera si ritirerà dal braccio di ferro per intraprendere una carriera nel wrestling professionale, cosa che nonostante pagasse bene abbandonò dato che aveva già una famiglia e gli rubava troppo tempo per i numerosi viaggi all'estero. Nel 1991 abbandonò tutto per tornare nel suo paese natale, dalla sua famiglia e dalla sua terra, dove coltiverà soia e mais durante l'estate e lavorerà come personal trainer durante l'inverno. E ora andiamo insieme a vedere la sua carriera sportiva e i suoi match più incredibili. Nel 2007 Richard decide di fare un comeback, vincendo alcuni tornei locali, qualificandosi per i nazionali del 2008, dove batterà John Berzunk e Tim Breslin arrivando primo. Purtroppo, pochi mesi dopo, alle finali del torneo UNSLC, si strappò il bicipite in due punti diversi, mentre tirava contro Tim Breslin, arrivando per ovvie ragioni secondo. Nel 2009 ebbe un incidente stradale contro un fuoristrada, ma solo due mesi dopo batté Nick Zinna, vincendo il titolo dei pesi massimi. Pochi mesi dopo ancora vinse tre titoli mondiali, Senior, Master e Grand Senior, in tre divisioni diverse. Un mese dopo, purtroppo, dovette essere operato alla schiena, ma nel 2010 tornò più in forma che mai, vincendo ogni torneo e supermatch al quale avesse mai gareggiato, inclusi nazionali e mondiali. L'unica sua sconfitta fu contro Devon Larratt, durante il supermatch Arm Wars a Las Vegas, che all'epoca era classificato come numero uno al mondo. Quel giorno dichiarerà: to assist him today. Thank you. Never felt anything like that before. Wow. La tua forza è incredibile, non ho mai sentito nulla di simile. Nel 2011 Richard vincerà il torneo UAL, battendo Travis Bagent nella finale. Sempre nel 2011 darà del filo da torcere a Denis Ziplenkov, quasi battendolo con la tecnica del gancio. Durante la sua carriera Richard ha vinto 3 titoli mondiali e 10 titoli nazionali ed è l'unico uomo ad aver vinto l'Arnold Classic ad un'età di 50 anni. Richard attualmente si è ritirato dallo sport da quasi una decade. Si è sposato giovanissimo con la sua vicina di casa, con il quale ha avuto 4 figli e 6 nipoti a loro volta. Vive una vita tranquilla nella sua cittadina, coltivando le sue terre. Non ha mai smesso di allenarsi, è sempre in gran forma. Difatti ha convertito uno dei suoi capannoni agricoli in una palestra, dove allena i suoi amici e nipotini. Conduce una vita umile e laboriosa. Ha innumerevoli passioni oltre allo sport, difatti è un amante delle auto sportive e dei drag race. Oltre a ciò è appassionato di armi da fuoco, specialmente di pistole,
Difatti, a fine video vi lascerò qualche clip divertente a riguardo. Alcuni suoi amici stanno cercando di invogliare Richard a provare una gara di bodybuilding. Altri cercano di convincerlo a fare una gara di panca piana, dove potrebbe prendere record nella sua categoria. Richard ha una genetica incredibile e fa parte di quell'1% di atleti che potrebbero intraprendere qualsiasi disciplina, eccellendovi senza grossi problemi. Auguriamo a Richard e alla sua famiglia il meglio. Bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine del video. Come al solito vi lascio con alcune curiosità e fatti divertenti su Richard. Richard al suo apice era alto 1,93 m, pesava 150 kg, aveva possenti braccia da 58 cm e avambracci da 51. Riusciva a fare dips con 140 kg e wrist curls con 270. Nella sua città natale, a Rushmore, hanno messo un cartello dedicato a lui per le sue imprese da campione mondiale. Richard tutt'oggi conserva quel cartello. Sapevate che Richard possiede la pistola più potente al mondo, una 500 Smith & Wesson Magnum. Un'arma che pesa 2 kg, il quale rinculo potrebbe spazzare via ogni uomo, incluso Don Mazurenko. Yeah, I hear this. Fucking Russian gun. Io, se fossi in voi, non proverei mai a entrare in casa sua senza permesso. Nonostante il suo aspetto intimorente, Richard è un gigante buono dal cuore d'oro. Tutti lo definiscono come la persona più umile e brava con il quale abbia mai parlato. Sentite cosa ha detto John su di lui. Yeah, he kind of took my focus away by being so nice and introducing himself and paying me a few compliments by saying that he heard a bunch of good things about me, so that was my first experience with Rich. The Richard Lupkes that I know personally is the most mild-mannered, polite gentleman, giant that you've ever met. Pensate che Richard al suo apice era così grosso e forte che sia Michael Todd che John Berzung sono grati di non essersi mai fatti male gareggiando contro di lui. I was always a little bit intimidated and scared to go arm to arm with him. Anytime I pull Richard Lupkes, I'm just thankful to get off the table without being injured. Michael Todd ha raccontato questa divertentissima vicenda in uno dei suoi video, dove raccontava che una volta, prima di un torneo, tutti i partecipanti si sono riuniti mano per mano in un cerchio per fare una preghiera. Michael Todd stava recitando la preghiera e nel mentre ha dovuto smettere per chiedere a Richard di diminuire la sua presa perché gli stava facendo male la mano. Ecco quanto era davvero forte quest'uomo. I'm the one saying the prayer and Richard's to my right. I'm in the middle of prayer and I actually had to stop and say, Richard, would you please back off my hand a little bit? The guy was holding my hand, but squeezing it so tight, I thought he was gonna break my hand. That's just an example how strong he was. E come ultima notizia, ma non ultima, si vocifera di un ipotetico fight tra Old School vs New School, il veterano contro il ragazzo più promettente di oggi, Richard Lupkes vs Schoolboy. Vi immaginate che fight? Old vs Young. Richard Lupkes vs Schoolboy. Yes. And I was like, wow, right? Bene ragazzuoli, il video è finito. Io come al solito vi ringrazio per la visione e vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale. Siamo vicinissimi al traguardo dei 3000 iscritti. Facciamo crescere lo sport del braccio di ferro. Inoltre volevo ringraziare tutti i miei iscritti che mi contattano su Instagram. Non sapete minimamente quanto mi faccia piacere. Infatti, se volete rimanere in contatto con me, il modo migliore è quello di seguirmi su Instagram. Detto ciò, io vi saluto e ricordate che la forza non è mai una debolezza. Stay strong! Ah, e quasi dimenticavo. Ora vi farò vedere cosa faccio ai secchi che non mettono mi piace e non si iscrivono al canale.